Ciao a tutti ragazzi dal vostro Mr. Frank. Come avrete notato dall'opening, oggi non parleremo dei Cavalieri dello Zodiaco e dei suoi relativi modellini dal periodo storico fino ai giorni nostri. Oggi parleremo della serie animata di Batman, o meglio, dei modellini storici dedicati alla serie animata di Batman. Vi mostrerò ciò che io possiedo, ciò che io ho avuto da piccolo e che ho avuto la possibilità e la fortuna di trovare e poter poi ricomprare. E soprattutto alcuni modelli che io da piccolo non avevo e che desideravo ardentemente. Mi auguro che sia soprattutto un piccolo aiuto per i vari neofiti anche per quanto riguarda la serie animata di Batman. Partiamo subito con alcune info del caso, dopodiché vi mostrerò tutto ciò che io ho per quanto riguarda questa serie animata. Questa serie non è assolutamente nata in Giappone, ma negli Stati Uniti, con gli autori principali che sono Bruce Timm ed Eric Radomski. E la cosa curiosa è che uno degli autori principali si chiama Bruce, proprio come Bruce Wayne, che è spoilerone di tutti gli spoileroni, e qui sicuramente Joker e il Pinguino ci rimarranno veramente di stucco. Bruce Wayne è Batman. Va bene, comunque a parte la battuta, l'uscita di questo prodotto è stata il 6 settembre del 1992. Fino poi al 15 settembre del 1995, che conta la serie completa ben 85 episodi, dalla durata circa di 22 minuti a ogni episodio. La cosa curiosa è che il personaggio principale, quindi Bruce Wayne, alias Batman, ha la voce del personaggio storico dei Cavalieri dello Zodiaco, o meglio Sirio il Dragone. Quindi il mitico Marco Balzarotti non è stata soltanto la voce di Sirio il Dragone per quanto riguarda i Cavalieri dello Zodiaco, ma anche per quanto riguarda il personaggio principale di Batman, così come anche tanti altri personaggi. Bene, dopo avervi riempito la testa di chiacchiere, ebbene, adesso vi mostro i personaggi in questione di Batman, la serie animata. Chi mi conosce sa benissimo che io ho sempre adorato i Cavalieri dello Zodiaco, da quando ero bambino fino ad oggi. Però ricordo perfettamente quando in televisione si potevano vedere le avventure di Batman, o meglio la serie animata di Batman, cui questo dossier è dedicato. Ma l'oggetto che io più desideravo di questa serie era proprio lei, la famosissima Batmobile. Ovviamente della serie animata. Esisteva ovviamente il film dell'89, che ovviamente aveva una Batmobile molto diversa, ma questa era la mia preferita in assoluto e la desideravo ardentemente. Ed è stata l'oggetto di desiderio per tanti, troppi anni. Dopodiché, fortunatamente, ho avuto l'occasione di trovarla addirittura con il box, con le istruzioni praticamente completa e, come potete vedere, in ottimissimo stato, praticamente nuova, e non mi sono lasciato sfuggire l'occasione. La bellezza di questa Batmobile non è soltanto il modello di sé per sé, ma alcune particolarità, come potete vedere qua, sulle ruote ci sono gli stemmi di Batman, cui la ruota destra e la ruota sinistra nella parte anteriore, come potete vedere, fuoriesce anche l'arma. Ciò non avviene ovviamente con le ruote posteriori. Trovarla in buono stato e soprattutto completa, come tutti gli oggetti vintage in generale di qualsiasi serie TV, non è sempre così facile. Molto spesso questo pezzo manca nelle varie Batmobili che ho visto, oppure i ganci erano rotti e quindi magari non stava neanche in su, come in questo caso. Poi la persona che mi ha venduto la Batmobile mi ha dato anche questo personaggio. Adesso non so dirvi se usciva insieme al box, però mi pare di sì. Come potete vedere, cliccando su questa parte, fuoriesce anche la parte alata per quanto riguarda la Batmobile, cui possiede sia l'auto sia il veicolo volante. Come ho detto prima, non so con precisione se all'epoca usciva anche questo personaggio, però sta di fatto che comunque sia. Possiedo anche questo tipo di Batman con la tuta arancione. Oltre all'oggetto volante, fuoriesce anche questo pezzo che solitamente pure manca, come quest'altro pezzo che ho citato prima.
Questo oggetto di plastica dopo va inserito qua dentro. Dopodiché il tutto verrà inserito nella nostra Batmobile. Come dicevo, l'oggetto principale che io volevo di questa serie animata era proprio la Batmobile. Adesso passiamo ad altri oggetti. Oltre alla Batmobile, il mio oggetto di desiderio principale era proprio il personaggio principale, ma con la sua relativa e classica tuta color grigio. Adoravo proprio questo colore su Batman. Come anche adoravo tantissimo proprio la maschera, gli occhi fatti così, il volto umano che fuoriusciva, che si intravedeva proprio la faccia, il faccione di Bruce Wayne. Era il personaggio di Batman che volevo a tutti i costi, quello che desideravo maggiormente. Però da piccolo ho avuto questo Batman, ma con la tuta di color rosso, che ovviamente ho ricomprato e che vi mostrerò adesso. Il personaggio è molto semplice, non ha molte articolazioni, è possibile girare la testa, ma non è possibile piegare gamba e braccia. È possibile far sì che le gambe vanno a stile ballerino, come posso dire. Intendo così, flettere le gambe, allungare le gambe, metterla una davanti, una dietro, ma a parte questo, stessa cosa per il braccio, si può alzare, si può abbassare, ma come ho detto prima, non si può fare altro. Come la stragrande maggioranza dei prodotti, i giocattoli dell'epoca, è fatto di plastica molto, molto dura, mentre il mantello è di un tessuto molto, molto sottile. E ha sempre avuto il problema che poi dopo si ripiegava all'interno, ed è un vero peccato perché secondo me rovina parecchio esteticamente il prodotto, però per carità è una mia opinione. Bene, dopo avervi mostrato la Batmobile e il Batman principale, vi mostrerò quello che ho comprato di recente. Ciò che ho mostrato all'inizio, quindi la Batmobile e questo Batman, erano ciò che io desideravo di più da bambino. Adesso vi mostrerò ciò che io possedevo da bambino, che poi ho perduto e fortunatamente ho ritrovato. Ed eccoci qua, ragazzi. Dopo Batman passiamo al cattivo per eccellenza, il personaggio dei cattivi che ho sempre amato e che sicuramente piacerà a tutti voi, ossia Joker. Adoravo questo personaggio nella serie animata e da piccolo possedevo proprio questo modellino che aveva questo oggetto che, riempito con acqua, ovviamente dopo sparava acqua. Un modellino semplice che però era molto ma molto fedele anch'esso alla serie animata proprio di Batman. Bene, oltre a Joker, adesso vi mostrerò ciò che io possedevo per quanto riguarda Batman. Come dicevo prima, il Batman con la tuta grigia era il personaggio che più volevo. Fortunatamente i miei trovarono Batman in questa versione, con la tuta rossa, cui poi ho perso nel tempo e fortunatamente ho ritrovato, soprattutto completo. La cosa curiosa è che possedevo ancora l'arma, il che mi ha aiutato a completare del tutto il personaggio. E sono passati veramente tanti, ma tanti anni. Ma a parte questo personaggio mi piaceva, ma siccome non aveva la tuta grigia, non lo apprezzavo così tanto. Però tutto sommato è veramente molto bello. Questo personaggio di Batman non ha armi se non questa parte qua, cui all'interno ha due dischetti con il logo di Batman. Come potete vedere, dopo l'arma va apposta direttamente a stile casco. Dopodiché, tirando la linguetta, fuoriescono i due dischetti. Quindi in questo caso si poteva giocare solo ed esclusivamente così con questo Batman, cui il colore rosso mi piace tantissimo, ma io da piccolo adoravo assolutamente, come ho già detto più di una volta in questo video, quello con la tuta grigia. Passiamo adesso all'ultimo personaggio di Batman che avevo da bambino. E questo, cari ragazzi, era il personaggio di Batman che più preferivo. Per due motivi. In primis, per la tuta di color grigio, seppur in realtà questa è una corazza. E in secondo, perché, come potete vedere, è a stile armatura.
e mi ricordava tantissimo i modellini dei Cavalieri dello Zodiaco, seppur molto molto diverse le corazze. E questo era tra uno dei miei preferiti in assoluto, proprio perché avevo la possibilità di avere un Batman col color grigio come piaceva a me, ma non mi gustava il fatto di non avere proprio quello che volevo in assoluto. Diciamo che mi sono dovuto accontentare. Però a distanza di anni ho riapprezzato molto, ma molto, questo personaggio. Devo dire la verità, mi piace veramente tantissimo. Essendo stile armatura, e adesso vi mostrerò, il tutto si può rimuovere e ovviamente dopo troveremo Bruce Wayne. Andiamo subito a vedere. Questo è il casco, cui poi la mantellina è tenuta salda, ma state veramente attenti, perché si può rovinare molto facilmente. E questo, ragazzi, è il nostro Bruce Wayne. L'unica arma in dotazione per questo modellino era proprio questa. Dopodiché, adesso andiamo a vedere, si tolgono ogni singolo pezzo per quanto riguarda l'armatura. Una volta tolta la corazza, troveremo Bruce Wayne come gli altri Batman. I movimenti sono sempre gli stessi, quindi non c'è nessuna possibilità di piegare i gomiti e le gambe. Anch'esso fatto di una plastica molto molto dura e molto resistente. E questi sono i totali dell'armatura, i suoi pezzi. Come potete vedere c'è il pettorale, i due bracciali, i gambali, l'arma e ovviamente l'elmo con il mantello. E come potete notare manca lo schienale. Non è un pezzo mancante, è assolutamente fatto così. Quando montate e smontate l'armatura di questo modellino, fate molta attenzione ai vari ganci dell'armatura, ma soprattutto per quanto riguarda le gambe. Essendo una plastica molto leggera, dovete stare veramente molto attenti, soprattutto adesso che sono abbastanza vintage. Bene ragazzi, questi sono tutti i modelli che io attualmente possiedo sulla serie animata di Batman. Non credo ce ne saranno altri, ma nella vita mai dire mai. Ho voluto soprattutto prendere ciò che da piccolo volevo e soprattutto ciò che da piccolo avevo. Quindi i miei due oggetti del desiderio, Batman con la tuta grigia e la sua mitica Batmobile. Dopodiché ciò che io possedevo da piccolo, quindi Joker, Batman tuta rossa e Batman con l'armatura. Bene ragazzi, io ringrazio l'amico Pietro e vi lascerò il link del suo forum dedicato proprio alla serie animata di Batman. Lo ringrazio innanzitutto per l'amicizia e per tutto ciò che mi ha aiutato per quanto riguarda la serie animata di Batman, cui vi consiglio assolutamente di iscrivervi al suo gruppo. Lasciate like al video se ovviamente vi è piaciuto, commentate tutto in generale se avete avuto anche voi questi personaggi, quali personaggi avevate, tutto ciò che vi ricorda questa serie TV, e soprattutto iscrivetevi al mio forum, al nostro forum, Saint Seiya Vintage Legend Italia. E ovviamente, come sempre, iscrivetevi al canale di YouTube, cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche del caso. Se ovviamente non le volete ricevere, basta cliccare su disattiva. Bene ragazzi, io mi auguro veramente di cuore che il video vi sia piaciuto e che vi sia tornato l'effetto nostalgia anche per quanto riguarda la serie TV di Batman. Io vi saluto ragazzi e ci tengo tantissimo a ricordare che io non sono uno youtuber e non ci tengo ad esserlo. Ogni volta, tempo permettendo, cercherò di fare i miei dossier sui Cavalieri dello Zodiaco, soprattutto sui modellini vintage o comunque sia tutti i prodotti vintage che possiedo per quanto riguarda i Cavalieri dello Zodiaco e tutti i myth che mi arriveranno in futuro o prossimamente. Poi magari cercherò di fare anche qualche recensione su qualche vecchio myth, ma se dovessi farlo su tutti i modellini che ho, faremmo veramente Natale del 2070 qua, eh?
Comunque ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo dossier, che non so quando arriverà, ma non vi preoccupate che arriverà. Ciao a tutti ragazzi, dal vostro Mr. Frank.